ABC della pallanuoto. Siamo giunti all'ultima puntata. Dopo aver analizzato diversi aspetti della pallanuoto, ora siamo all'analisi del passaggio e del tiro. Passaggi e il tiro della pallanuoto. Ci sono varie modalità e vari aspetti da analizzare. Ragazzi, il passaggio nella palla nuda è fondamentale, soprattutto in attacco. La palla deve muoversi da un lato all'altro, da un giocatore all'altro, in modo veloce e continuo, in modo da trovare un buco nella difesa avversaria. Quindi è fondamentale cercare, mediante questa serie di passaggi veloci, di liberare un uomo al tiro. Esistono due tipi di passaggi nella pallanuoto: il passaggio sulla mano e il passaggio sull'acqua. I giocatori che si posizionano nel semicerchio esterno devono creare una grossa fitta di passaggi. Il passaggio sulla mano, detto dry pass, è un classico passaggio in cui si direziona il pallone verso la mano del compagno, così da facilitare la presa. Il passaggio sull'acqua, detto wet pass, consiste nel passare la palla direttamente a pelo d'acqua, in modo che può arrivare direttamente al ricevente, che può prenderla e smistarla. Questo tipo di passaggio solitamente viene usato per servire il centroboa, che poi deve andare al tiro. Quindi devono appoggiare la palla sull'acqua davanti al centroboa o al ricevente, che può prenderla facilmente. Siamo giunti ad analizzare il tiro, ragazzi. Il tiro è la parte fondamentale della pallanuoto. Il tiro viene gestito in due fasi, la fase di trazione e la fase di tiro. Ragazzi, quindi il tiro si divide in due fasi, una fase preparatoria detta trazione e poi l'effettivo tiro. Quindi durante la trazione il pallanuotista deve cercare di caricare alla massima potenza per poi scagliare la palla verso la porta. Il giocatore esercita una pressione nell'acqua. Con l'altra mano e con le gambe, in modo da cercare di alzarsi e ruotare il busto per caricare e poi effettuare il tiro. Esistono vari tiri nella pallanuoto: il tiro a schizzo, il tiro a polso, la rovesciata, il tiro a sciarpa, il tiro a colonnello. Ragazzi, per analizzare tutte queste tipologie di tiri è più facile vedere le immagini e analizzare le varie fasi del movimento. Vi aspetto in acqua. Viva la pallanuoto! Non si può toccare il fondo con i piedi. Bisogna spingersi bene fuori dall'acqua. Basso. L'acqua, due porte, i giocatori e un pallone. Si deve poter restare a galla e fare degli sprint. Il difficile è fare i passaggi. Nella pallanuoto bisogna pensare, riflettere e prevedere le mosse dell'avversario. È anche una lotta fisica. E vorresti essere il migliore. Quando si è in superiorità numerica, si cerca di sfruttare la situazione al meglio e di portare uno dei propri giocatori nella posizione ideale per tirare in porta. Alla fine di ogni partita sono distrutto. Nuoto su e giù senza sosta. Una partita a 4 tempi di 8 minuti. Per giocare a pallanuoto bisogna essere molto bravi a nuotare. Altrimenti glu glu glu.
Ebbene, siamo giunti alla fine di questo percorso, l'ABC della pallanuoto. Spero che questa mia serie vi sia piaciuta. Vi aspetto per altre serie e altri video sul mio canale. Mi raccomando, iscrivetevi, Mr. Pitt, seguitemi, lasciatevi dei commenti, lasciate un mi piace e ragazzi, noi ci vediamo a un prossimo video. Viva la pallanuoto! Hola ragazzi!